Ecco qua che ci incontriamo al secondo videolog. Allora, il tema era come uscire dalla situazione attuale. Si era parlato della democrazia reale. E rispetto a democrazia reale si era parlato che il passo diciamo molto importante è votare qualcuno che si impegni a concretarla, a fare in modo che ci siano delle leggi per applicare questa democrazia reale. Chiaro che se non c'è nessuno che mi sentite, che vi rappresenta a tale fine, dovremmo essere noi persone comuni che penetriamo il sistema politico e ci candidiamo. Sicuramente è importante fare in modo di denunciare tutte quelle, diciamo, situazioni in cui i governi prendono decisioni senza consultare la popolazione. È certo che la popolazione, per poter decidere rispetto a queste consultazioni, deve necessariamente dedicare del tempo, energie al capire che su cosa deve decidere, e anche i mass media necessariamente devono dedicare spazio a informare la gente, e anche la gente ad avere possibilità di partecipare a dei forum presenziali in cui possano capire i temi di decisione, che siano economici, che siano sociali, che siano riguardo alla sanità, all'educazione. Perfetto, per cui questo diciamo è un passo fondamentale. Anche bisogna elaborare delle leggi che implementino concretamente tutto il meccanismo della democrazia diretta, che è una democrazia decentrata, dove la gente ha potere di decisione diretto senza delegare ad altre decisioni. È indispensabile una riforma tributaria dove viene ridistribuita realmente la ricchezza. È necessaria una legge di proprietà partecipata dei lavoratori nelle aziende. È necessaria la banca senza interessi. Ed è necessario diffondere dei paradigmi nuovi, dei punti di riferimento nuovi riguardanti appunto una sensibilità di non violenza, di non discriminazione, di reciprocità, di libertà, di giustizia sociale, di senso nella vita. E contemporaneamente è necessario denunciare come retrogradi i valori dell'individualismo, del consumismo, della violenza, e della xenofobia e della guerra. In pratica stiamo parlando di una rivoluzione profonda sul lato politico, economico, sociale, culturale, morale, psicologico e spirituale. Quindi, tutto questo non avverrà, come dire, spontaneamente, perché tante persone sono non contente, c'è un malcontento, no? E questo malcontento non necessariamente obbligherà i governanti ad attuare questo cambiamento strutturale di fondo, non obbligherà. Neanche garantito che il malcontento necessariamente è mosso da persone, tutto il malcontento sia mosso da persone che vogliono cambiare profondamente, fare una rivoluzione, appunto come dicevamo prima, sociale, economica, politica, non è detto. Quindi diciamo che c'è bisogno di un impegno da parte di chi lo desidera, se non si darà da solo, no? Per cui, se vogliamo, ci incontreremo. Noi comunque continueremo a parlare di questo tema nel prossimo videolog, e buon tutto.